Tra poche ore la Samp scenderà in campo per disputare l'ottavo di finale di Coppa Italia in programma Marassi in gara unica e con avversario l'Empoli di Silvio Baldini. Toscani in palla, prima in Serie B e con grandi motivazioni nell'affrontare nuovamente un'avversaria di Serie A a pochi mesi di distanza dalla retrocessione patita lo scorso anno. Dal canto loro i due cerchiati interpretano la partita come deve essere interpretata in questo momento, tenendo cioè ben presente la possibilità di raggiungere un obiettivo importante che sono i quarti di finale della Team Cup, competizione da non sottovalutare in chiave Europa. Doriani in situazione di emergenza, soprattutto difensiva, con Accardi, Lucchini, Gastaldello e Campagnaro affetti da problemi fisici. Di certo non una buona notizia per Walter Mazzarri, abituato ormai a fare i conti con situazioni del genere. Difficile ipotizzare la formazione iniziale di questa sera, il tecnico livornese non ha nascosto ieri in conferenza stampa i dubbi sullo schieramento da contrapporre all'Empoli, sottolineando però quanto l'ambiente tenga alla qualificazione. Tutte le squadre di Serie B, quando affrontano una squadra in questo momento in Serie A, vengono a Marassi, uno stadio importante, davanti a una platea importante, avranno mille stimoli. In più è una buona squadra, una squadra che secondo me l'anno scorso era una squadra che stava in Serie A, la rosa è sui livelli dell'Empoli dell'anno scorso, quindi è una squadra per certi versi più vicina alla Serie A medio-bassa che alla Serie B, tant'è vero che sono una squadra candidata a vincere il campionato, quindi una squadra da prendere con le molle. Non so se anche loro, speriamo che pure loro facciano un pochino di cambi, perché hanno dei giocatori, dico un nome su tutti, che avrei voluto qua e non si è potuto prendere, il signor Boucher, che è un grande giocatore che è sprecato in Serie B, e vi dico anche che per me è un giocatore importantissimo anche per in Serie A, quindi per dire il valore della squadra che arriva per essere appunto una squadra comunque di Serie B. Il problema è che dall'inizio dell'anno, soprattutto nel reparto per me più importante e fondamentale, siamo in emergenza continua, quindi vedrò quando arriverà il dottore, mi dirà la condizione di Lucchini, la condizione di Campagnaro, la condizione di Accardi, la condizione di Castaldello, anche in base, non è solo un discorso proprio clinico, mi viene la parola, no? È un discorso di condizione, come si sta, perché si va in campo e ci vuole il rendimento per giocare una partita ad alto livello, non è che siamo impiegati, dice sto bene, non ho raffreddore, vado in ufficio. Bisogna vedere come sta il giocatore, in che condizioni è per affrontare una gara importante. Quindi tutte queste considerazioni mi devo ripetere, ma addirittura domattina le scioglierò e vedrò anche per questa partita di Coppa Italia. Quindi, ma questo è un continuo da quando ho iniziato l'anno. La voglia di fare bene per riscattare la sconfitta di Napoli e bonificare l'aria non freschissima che si respira di questi tempi a Bogliasco traspare anche dalle parole di Daniele De Sena, uno dei probabili titolari di questa sera. Il centrocampista ex Parma spiega quanto all'interno del gruppo si avvertono i giusti stimoli per fare bene in Coppa Italia. Beh sì, è importante anche perché ne parlavamo, comunque sono degli anni che fa la semifinale a Sampdoria e quindi si tiene a far bene. Comunque ci sono anche giocatori che non hanno giocato domenica e quindi vogliono dimostrare, vogliono giocare, quindi bisogna fare assolutamente bene. L'Empoli è una buona squadra, cioè comunque è prima in Serie B e essere prima in Serie B vuol dire tanto, quindi ha determinati giocatori che comunque sono da Serie A, perché Lodi comunque lo sappiamo tutti che è un giocatore da Serie A, e quindi noi andiamo, come ho detto prima, con la forza, con la mentalità giusta per vincere la partita. Intanto la società divulga le modalità di acquisto dei biglietti per la partita di domenica Marassi contro Lecce. La vendita è aperta da ieri mattina presso i tradizionali circuiti Sampdoria Point, Federclubs, rivendite LIS Lottomatica e portale listticket.it. Per il match contro i salentini torna la promozione Under 14 che permette ai ragazzi di accedere gratuitamente allo stadio. Tutte le informazioni del caso sono comunque disponibili sul sito ufficiale del club www.sampdoria.it. Restando alla gara di domenica pomeriggio, il giudice sportivo ha appiedato per un turno il centrocampista del Lecce Guillermo Giacomazzi, mentre per la Samp non ci sono sanzioni. Almeno sotto questo punto di vista Mazzarri potrà contare su tutti gli elementi della rosa.